Cari concittadini, buongiorno. Fine anno, momento di bilanci. Un 19 l'avevo definito scoppiettante a suo tempo e lo è stato effettivamente. Quindi, per qualità della vita, questo mi fa molto piacere. Vi ricordo che eravamo 35esimi, poi decimi, poi sesti, quest'anno quinti, per cui vuol dire che abbiamo investito bene. La fiera è partita la fiera, vi ricordo, un investimento da 100 milioni che cambierà completamente tutto quel rione. La Maddalena era una cosa che non sapevo da che parte girarmi per risolverla, e alla fine l'abbiamo risolta e credo anche molto bene. Non c'è più quel buco Pozzolento, ma è un cantiere. Città dello Sport in Via Locchi, insieme con Enrico Summer, per i nostri giovani, lo sport molto importante, un progetto veramente molto molto interessante. Città dello Sport, invece, da Barco da Boveto fino al 26 ci sarà qualcosa di veramente straordinario, e all'interno di questo inseriremo anche la piscina terapeutica, perché cerchiamo di chiarirci una volta per tutte. La piscina terapeutica è quella dove è crollato il tetto e dell'autorità portuale, per cui avremo anni e anni di problemi con chi è stato, chi non ha fatto, chi ha sbagliato, eccetera, eccetera. Credo che la mia scelta di creare una piscina terapeutica nuova in Porto Vecchio sia molto centrato. Galleria di Piazza Foraggi, ormai siamo in gara, partiranno i lavori. Roiano, finalmente una delle più belle piazze di Trieste, andremo in esecuzione quest'anno. Finalmente abbiamo risolto tutti i problemi che erano legati a quelle. San Luigi, Vesna, Rocco, Grezzar, 20 milioni in 3 anni dedicati allo sport, però si sono visti tutto questo. Siamo secondi, mi sembra, quest'anno. Dopo Trento eravamo primi lo scorso anno, come una delle città più sportive d'Italia. Ferriera, beh, finalmente siamo arrivati alla fine. Abbiamo speso 800 milioni di euro in 20 anni, 25 anni, non è rimasto nulla. Quello che dicevo da sempre, non è il futuro della nostra città la Ferriera. Adesso la preoccupazione è solo per gli operai, per il resto, insomma, ormai è tutto pronto per la chiusura dell'area a caldo. Magazzino 26, sapete, dentro ci andrà di tutto, dall'immaginario scientifico, dal Museo del Mare, del magazzino 18, del magazzino dell'Antartide fatto nell'ex ospedale psichiatrico. Quelle follie di questa città che ogni tanto sono state realizzate, perché andremo a concentrare economia di scala molto importante. E poi ci sarà il famoso InfoPoint, dove arriveranno questi turisti che troveranno la possibilità di andare a Miramare, di rimanere in città, di andare a vedere la costa croata, le grotte di Postumia, il Coglio Goriziano. Perché dico questo? Perché li fermeremo in città per 3-4 giorni e dopo li porteremo a vedere tutte queste bellezze che sono attorno a noi. Piazza Libertà, la state vedendo tutti, purtroppo l'avremmo già terminata se non avessimo avuto 2 mesi di pioggia. Novembre e dicembre sono stati veramente, però insomma, adesso ripartono i lavori dopo la Befana. Credo che arriveremo presto alla fine e sarà veramente una piazza molto bella. È inutile che vi parlo della Trinkovic, sapete che è un mio palino. Dove la Tripolis, andremo a inserire il monumento dell'Assisi, della Elisabetta d'Austria, per cui avremo un'entrata trionfale nella nostra città, una cosa molto simpatica. Bike sharing, avete visto, abbiamo portato anche le biciclette, insomma, tutti vogliono queste biciclette e diamo queste biciclette. Naturalmente, tornando al Porto Vecchio per un attimo, avete visto la rotatoria che ci consentirà di entrare all'ingresso del Porto Vecchio. Poi sospenderemo un attimo perché c'è Esof a luglio del 2016, e poi arriveremo fino in fondo, Corso Cavour, dove si girerà una rotatoria dove ci sono le generali, per cui si entrerà e si uscirà del Porto Vecchio. Avete visto che abbiamo firmato col presidente Fedriga e col presidente Giorgio D'Agostino il protocollo per cui entro aprile avremo la variante, per cui si farà, probabilmente a fine anno vedremo già parecchie gru all'interno di quell'area. Bisarini, Palazzo Bisarini, davanti alla Piazza Ortis, biblioteca, museo letterario, veramente qualcosa di molto interessante per la città. E cosa vi devo dire? Sono molto soddisfatto. Il 2020 sarà un anno veramente straordinario per le città, con degli avvenimenti bellissimi, tipo quelli che vi dicevo di Esop, ma anche altre manifestazioni. Per cui continuiamo così. Tanti auguri a tutti. Che il 2020 vi porti tutto quello che desiderate. Sicuramente per la città di Trieste sarà un grande anno.